Secondo i nepalesi, al centro del mondo ci sarebbe una montagna altissima, il Monte Sumeru, e intorno a questa 8 montagne e 8 mari disposti come i raggi di una ruota. La domanda che si pongono i nepalesi è: chi impara di più? Colui che fa il giro delle 8 montagne o chi giunge alla cima del Monte Sumeru? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo Vlogmas che oggi è un topi di biblioteca in cui appunto andremo a parlare di Le 8 montagne di Paolo Cognetti. Vi lascio qui sotto in descrizione i link che vi portano ad Amazon sia per quanto riguarda la versione cartacea del libro sia per quanto riguarda la versione ebook e direi di cominciare subito con la nostra recensione. La breve storia che avete sentito nell'intro del video è quella da cui trae il titolo appunto Le 8 montagne, che peraltro è anche un libro vincitore del premio Strega nel 2017. Non entrerò nei dettagli della storia, vi dico che la storia viene raccontata in prima persona da Pietro, il nostro protagonista, e gira intorno al suo rapporto inizialmente con i genitori, in particolare con il padre, che appunto gli trasmettono l'amore per la montagna, e poi si sposta il focus sulla sua amicizia con Bruno, fatta di momenti di condivisione e di allontanamenti. Il loro è un legame essenziale, fatto di poche parole, ma comunque molto molto forte. La montagna, il paesino di grana ai pini del Monte Rosa, fa da sfondo e da palcoscenico a tutta la storia di formazione che inizia con l'infanzia di Pietro e si svolge per i 30 anni successivi. In quest'arco di tempo, Pietro e Bruno infatti vivono ognuno la propria vita facendo della montagna il loro punto di ritrovo. Non a caso le tre parti del libro che si intitolano La montagna d'infanzia, La casa della riconciliazione e Inverno di un amico sottolineano la crescita sia fisica che interiore dei due amici. La lettura io l'ho trovata molto coinvolgente, ho apprezzato soprattutto le descrizioni che ci sono, che aiutano ad entrare ancora meglio nell'ambientazione e ad immedesimarsi anche se non si ha esperienza di alta quota. In certi punti mi ha anche ricordato un pochino Nelle terre estreme, che peraltro ho già recensito sul canale, però vi lascio il link qua, sono sicura che questa volta che è da questa parte. In maniera tale che se volete potete andare a recuperare anche questa recensione. Fatemi sapere se l'avete letto e che cosa ne pensate voi di questo libro. A me è molto piaciuto, come avrete potuto capire. E scrivetemelo per l'appunto in un commento qui sotto. Sempre qui sotto in descrizione vi ricordo che trovate i link che vi portano ad Amazon se volete dare un'occhiata e magari acquistare il libro o farne un regalo. Ci sono anche i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo domani. Have a nice life!